improvvisata, non sono comizio d'altri, però visto che c'è tanta bella gente questo lunedì mattina, vi volevo dire grazie. Volevo dire ai senesi che noi non ci rassegniamo, non ci arrendiamo. Qua c'è la banca più antica, più preziosa, più storica, più importante del mondo e sicuramente la Lega impedirà in ogni modo, lavorando in comune, lavorando in Parlamento, lavorando in Europa, che il sacrificio nei secoli dei senesi venga vanificato svendendo a spese degli italiani un patrimonio storico col Monte Paschi. È inaccettabile pensare a licenziamenti, a chiusure, a tagli, a sacrifici. E fatemi dire che solo in Italia, perché io quando la racconto non mi si crede, solo in Italia, 30 secondi, i ragazzi ormai parlano di quando c'hanno qualcosa da dirti, 30 secondi ti racconto una piccola storia triste, a cui spero che ci sia lieto fine. La storia triste del Monte Paschi riguarda un ministro che quando era ministro dell'economia ha messo dei denari pubblici degli italiani e dei senesi in una banca, poi si è candidato a Siena, è stato eletto a Siena dove non è mai più tornato, poi a un certo punto si è dimesso dal Parlamento a Siena per andare a fare il presidente di una banca che guarda caso adesso dovrebbe comprare la banca di Siena a spese degli italiani. E chi si candida al posto di quello che si è dimesso per andare a fare il presidente della banca che compra l'altra banca? Il segretario del partito che è il principale responsabile del disastro di questa banca. Mi domando dove sia la procura di Siena. Mi domando se sia normale che quelli del PD prendano Siena per un bancomat dove vai a prelevare senza avere il conto corrente. Cioè tu vai a prelevare, tanto paga qualcun altro, fai un po' il parlamentare, un po' il ministro, un po' il presidente della banca, un po' il segretario di partito. È una roba vergognosa e io conto sull'orgoglio di una città che è straordinaria. Io so che il sindaco ha fatto il diavolo a quattro per provare a riportare il Palio. Questa è città di contrada, di sangue, di forza, di sport, e io vorrei sapere, ce lo diranno perché io sono testone, i nomi e i cognomi dei partiti, delle associazioni e dei privati che hanno preso milioni dalla banca, sono spariti e non li hanno restituiti facendoli pagare a voi e ai lavoratori. È inaccettabile. Viva Siena, viva il Monte dei Paschi di Siena.